Ciao a tutti, sono Gaetano Genovese e sono un agente immobiliare. In questo video risponderò a delle domande che mi ha fatto la redazione Nepi Magazine. Ringrazio tutto quanto lo staff. Partiamo con la prima domanda. Domanda numero 1. Dopo il diploma, quali aspirazioni avevi? Allora, ho sempre avuto l'aspirazione di creare qualcosa di mio che mi pagasse per come lavoravo e non per le ore che lavoravo. Domanda numero 2, il primo lavoro come muratore. Non è stato un vero e proprio lavoro, aiutavo un mio amico che aveva una ditta edile, era ancora il periodo in cui andavo a scuola, quindi potevo farlo qualche volta e anche di nascosto perché i miei non volevano che lavorassi. Però lo facevo, lui mi chiamava esplicitamente quando gli arrivava il materiale, facevo il manovale, quindi era una scusa per allenarsi, mi piaceva stare attivo. Sempre in movimento, quel periodo poi facevo pallanuoto e quindi lo facevo come palestra, non per lavoro. Domanda numero 3. Bagnino, hai preso il brevetto e poi? Allora, ho preso il brevetto, quel periodo facevo pallanuoto, mi è capitata questa opportunità di prendere il brevetto da assistente bagnante e l'ho preso principalmente perché siccome volevo lavorare, i miei non mi permettevano di lavorare quando andavo a scuola perché dice vai a scuola. Poi vai a fare pallanuoto e in più vai pure a lavorare quando studi e quindi era l'opportunità giusta perché il bagnino dice si lavora d'estate. E poi ho smesso di farlo, ho fatto una stagione, ho smesso perché purtroppo l'ho fatto nelle piscine condominiali. Nelle piscine condominiali non c'è tutto il movimento che c'è al mare, quindi è stato abbastanza noioso e non l'ho più fatto. In realtà poi mi sono fidanzato. Un passato come modello, perché hai lasciato? Forse perché ho conosciuto la forchetta e quindi ho smesso di fare il modello? No, mi è sempre piaciuto, infatti ho studiato anche recitazione, ho fatto un corso di portamento. E, diciamo, persone, ho preso strade diverse per anche le conoscenze che ho fatto anche mentre facevo il modello, quindi poi sono messo a lavorare e non ho più proseguito in quella carriera. Domanda numero 5, DJ nei nightclub, raccontaci anche questa esperienza. Proprio nel periodo in cui facevo il modello, con un mio amico che facevamo le sfilate insieme, siamo andati a passare una serata diversa dentro a un night. Conoscendo una ragazza, ci viene detto che per la serata di Capodanno mancava il DJ. E al che ho detto, dico, vabbè, io ho qualche amico, dice, guarda, non deve fare musica da discoteca, rave o quant'altro, dice, deve mettere qualche canzone, chiama, presenta la ragazza quando entra per fare lo spettacolo e tutto qua, lo potresti fare anche tu. E io quel periodo, oltre a fare il modello così saltuariamente, percepivo 250 euro, quando paga lì era di 200 euro per la serata. E da lì sono rimasto 2 anni a fare DJ, dove ho conosciuto tantissime persone, personalità interessanti. Mi sono divertito tantissimo. È stato un periodo dove sono stato molto spensierato, mi sono divertito. Mi è mancata la famiglia perché comunque avevo degli orari sballati e io di giorno dormivo. E quindi quando vivi la notte sembra tutto normale perché ti frequenti con le persone della notte, ma poi quando torni al mondo reale, non che quello non lo sia, tipo a casa, pranzi, a me piace tanto la famiglia, quindi la domenica ai pranzi che dormivo, non mi piaceva più questa cosa, quindi ho detto che cosa posso fare perché poi venivo retribuito bene in quel lavoro. Cosa posso fare per non farmi mancare niente economicamente, ma che mi soddisfi di più? E lì ho intrapreso l'attività, mi sono aperto un bar mio di gestione familiare dove potevo portarlo avanti da solo, piccolino di paese, che però è durato per 10 anni. Infatti la prossima domanda è, i bar non rendono come sembra? Rendono? Se sai lavorare, se sei una persona che sa stare con le altre persone,
fai tanti soldi con i bar se hai un metodo, perché come tutte quante le cose funzionano se tu hai un metodo. Il mio era molto, diciamo che più come un lavoro io l'ho presa come una comitiva, era un ritrovo di amici. E quindi dopo un po', diciamo che l'ambizione era più alta e quindi ho venduto il bar, ho fatto un corso da barman, mi piaceva, stando 10 anni nello stesso posto avevo il bisogno proprio di frequentare posti differenti e quindi mi mise a fare il DJ, sì, il DJ, il barman nelle discoteche, nei cocktail bar, ritornato a fare i cappuccini la mattina fino a quando c'è stata la nostra ben amata pandemia. Lì sono andato in cassa integrazione, ho avuto difficoltà a trovare lavoro nella ristorazione, penso quel periodo avrò mandato 5.000 curriculum dal toy center, negozio di giocattoli, allo smorzo che vende roba edile. Quindi mai nessuno mi ha risposto, l'unica persona che mi ha risposto è stata la persona che mi ha fatto fare il parcheggiatore. Domanda numero 7. Parcheggiare le auto è stato il momento più basso della tua carriera? Allora, è stato il momento più basso della mia carriera per un semplice motivo, non per il lavoro, perché è un lavoro dignitoso, quindi non per il lavoro, ma perché avendo 3 figli a carico e lavorando dalle 7 alle 7 di mattina non c'ero né come presenza né economicamente. Infatti, in quel periodo dovetti vendere la casa. E per vendere la casa sono andato dal mio amico Luca, che avevo perso di vista da tanto tempo. Ho spoilerato la domanda numero 8. Alla fine sei approdato nel mondo immobiliare. Come ci sei arrivato? Così, perché non potevo più pagare il mutuo e il 26 luglio ho portato la mia casa in vendita al mio amico Luca. Che nel frattempo non ci eravamo più visti da 15 anni, lui aveva creato un impero con 4 agenzie qui a Roma. Mi chiese delle domande, mi fece delle domande, chiedendo che cosa stai facendo, di che ti occupi. Io guarda, parcheggio le macchine alle 7 di sera, alle 7 di mattina prendo 1.000 euro al mese. Ok, perfetto, vendi della tua. In che senso? Non ti piace casa mia, è un brutto affare? No, vendi la tua, se ti fa piacere io ti sto vicino, ti seguo. Ti formo, ma dai, ho fatto caffè, cappuccini, spritz, ho parcheggiato macchine, adesso metto a vendere case. Dice sì. Ragazzi, io sono entrato in questo settore, non ci ho pensato un secondo, quando ho visto lui che era molto deciso nel insegnarmi, nel passarmi questa, cioè l'ho visto molto passionale nel dirmi questa cosa. Ho fatto passare il mese di agosto, che tra l'altro hanno lavorato 2 settimane, quindi non potevo iniziare l'agosto. Il 1° settembre mi sono piazzato di giacca e cravatta a fissare i miei primi obiettivi. E entrato subito dentro di me questo lavoro, ho iniziato a studiare libri di crescita personale, libri su nozioni immobiliari, ho frequentato il corso che mi ha permesso di prendere poi il patentino e poi dopo diventare responsabile, che attualmente sono responsabile in una delle sedi della mia agenzia qui a Porta Pia. Ho 3 ragazzi che seguo e faccio da responsabile a loro, quindi sono la mia responsabilità tutto il lavoro che andranno a fare, i loro successi, i miei obiettivi e anche c'è una cosa bella questa, quella oltre di raggiungere i tuoi obiettivi, aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi. Questa è una cosa bellissima. Il mercato è in ripresa o in discesa? Questa è una domanda che in questo momento ad oggi è in leggera discesa per l'aumento dei tassi di mutuo e molti dicono riprenderà, non si può sapere perché è molto influenzato da tutto quello che succede nel mondo, nel settore immobiliare. Quindi
quindi al momento è in leggera discesa, varia anche dalle zone, perché ci sono zone con molta richiesta e quindi lì è stabile. Però nell'insieme è in leggera discesa. Si deve per forza abbassare il prezzo se si vuole vendere velocemente? Questa è un'altra domanda dove possiamo stare qui per giorni e giorni. Io ho comprato casa nel 2010, l'ho pagata 200.000 euro e valeva 200.000 euro. L'ho venduta nel 2020 a 120.000 euro e valeva 120.000 euro. Non ho abbassato il prezzo, l'ho venduta al prezzo di mercato. Quindi abbassare il prezzo per venderla velocemente bisogna capire che cosa intendiamo per abbassare il prezzo. Le case si vendono al giusto prezzo di mercato attuale, e con il lavoro di un professionista che ha competenze e che ha conoscenze del settore immobiliare puoi venderla leggermente di più, però le case si vendono velocemente al prezzo di mercato. Poi anche lì cambia la zona dove c'è più richiesta, magari puoi permetterti di venderla ed ecco lì che subentra il professionista, perché c'è tanta richiesta, mi posso permettere di venderla leggermente più alta. Non c'è la richiesta, caro proprietario, dobbiamo venderla al prezzo giusto. Poi dopo, se volete una consulenza, contattatemi. Sei soddisfatto della tua vita ora? Sono molto soddisfatto della mia vita ora. Ho tanto tempo libero, sono soddisfatto, sono gratificato lavorativamente parlando. Ho tre bambini che mi amano e quindi sono molto soddisfatto della mia vita perché oltretutto quello che Luca ha fatto con me, cioè quello di cambiarmi la vita, a me piace farlo agli altri, alle altre persone che lavorano insieme a me. Quindi questa è una cosa che mi rende molto molto felice. Ringrazio ancora tutta quanta la redazione di NepiMag e alla prossima intervista.